Per la serie Gli speciali degli altri, ossia i servizi speciali realizzati dalle altre televisioni europee, dopo il programma di lunedì scorso, un programma danese dedicato alle centrali nucleari sovietiche, presentiamo questa sera un documentario francese realizzato da due giornalisti, Renaud Delorme e Guy Planet. L'argomento trattato è un argomento che interessa tutto il mondo, noi compreso, il traffico del sangue e tutto ciò che di legale ed illegale si muove attorno a questo commercio. Perché di commercio purtroppo si tratta, anche se non dovrebbe essere così. D'altra parte l'idea che almeno sul sangue degli uomini non si dovrebbe speculare è soltanto un'utopia. Come vedremo, non c'è soltanto speculazione in questo traffico, ma c'è di più e di peggio. È una sola realtà, che anche in questo caso a pagare sono sempre i popoli e i paesi più poveri. Insomma, un altro argomento su cui riflettere. Madureira, sobborgo a nord di Rio, a 10 chilometri dal centro della città e dalla spiaggia di Copacabana. Ogni mattina Odia, quotidiano popolare di Rio, pubblica un annuncio. Banco de Sangue Natal, si accettano donatori. L'indirizzo indica il secondo piano di un immobile di fronte alla stazione di Madureira. A Rio ci avevano detto che per donatore bisognava naturalmente intendere venditore e che qui il sangue umano si pagava. Ci riceve un uomo in cima alle scale. Più tardi sapremo che si tratta del proprietario e che non è medico. Il è là? Est-ce qu'il est là, le médecin? Ecco la sala d'attesa dove dalle 7 del mattino si accalcano venditori di sangue in attesa del proprio turno. Qui una donna esamina il braccio. La traccia di una puntura sta a significare che l'uomo ha già venduto il proprio sangue questa settimana. Osvaldo Oliveira. Lì c'è il cartello che indica il prezzo. Oggi non ci spingeremo oltre. Il proprietario, bruscamente e senza mezzi termini, ci dice di andarcene. I brasiliani, almeno quelli abbastanza ricchi da poter prendere la strada di queste montagne per trovarvi la frescura che Rio non offre in questa torrida estate, la chiamano piccola Svizzera. Al termine della strada, una cittadina in cui l'atmosfera è avvelenata da un affare che ufficialmente non esiste, ma di cui tutti parlano.
A Rio, un funzionario della sanità, dopo averci spiegato i meccanismi del traffico di sangue, ha rifiutato di parlare davanti alla telecamera per paura di rappresaglie, ma ci ha detto: andate a Teresepoli e comincerete a capire, e forse troverete qualcuno disposto a parlare. Quelli che oseranno parlare rappresentano una sbavatura in un sistema che fino ad ora aveva funzionato bene. Ah, sì, io per esempio... Sì, io per esempio ho ricevuto una lettera anonima come molti altri in cui c'era scritto: Hamilton è stato assassinato. E lui mi contò che il direttore ha molto tempo vinha ameaçando perché... Io ero uno dei suoi colleghi e mi aveva raccontato che da molto tempo il direttore lo minacciava per questioni politiche e amministrative. Hamilton mi diceva che non aveva ceduto alle pressioni e mi ha chiesto di denunciare il direttore come responsabile della sua morte. Scrivo questa lettera alla direzione accademica dell'università e ai giornali del Brasile, dato che mi è impossibile fare altrimenti. Temo che mi accada la stessa cosa che è successa al mio amico Hamilton. E come mai Hamilton è stato ucciso? Non lo so. Si dice che avrebbe scoperto incartamenti riguardanti il traffico del sangue. Quando il 16 aprile 1979 viene scoperto qui nel suo appartamento il corpo dello studente Hamilton morto, strangolato dal bracciale dell'apparecchio che serve a misurare la pressione arteriosa, i suoi amici parlano di assassinio. La polizia conclude suicidio. La morte di Hamilton scatena sulla stampa brasiliana i primi interrogativi sul commercio del sangue. I giornali sollevano interrogativi su coloro che vendono il proprio sangue, su coloro che lo acquistano, sui guadagni, su tutti gli anelli di un commercio che finora si era preferito ignorare. Gli incartamenti che aveva raccolto Hamilton sono scomparsi. Degli studenti tirano fuori i documenti che erano stati affidati loro da Hamilton prima della morte. È chiaro, il giro sempre lo stesso. A Teresopoli sarebbero state fatte trasfusioni ad una donna per 96 litri di sangue il giorno, cioè oltre 20 volte la capacità complessiva del corpo umano. A Rio e qui a Teresopoli si scoprono tutta una serie di cose. I suoi colleghi hanno testimoniato alla polizia. Tutti hanno potuto sapere, salvo la polizia, perché non ha voluto sollevare la questione. Hamilton sapeva benissimo che c'era un gruppo che aveva degli interessi nella mafia del sangue. Come funzionava questo gruppo e che legami aveva con la sua facoltà per agire nell'ospedale dell'università? Beh, questo gruppo non lavora soltanto nell'ospedale universitario, ma praticamente opera in tutti gli ospedali universitari e anche presso laboratori che fanno i prelievi di sangue. Questo gruppo ha degli interessi sulla vendita del sangue e infatti sul piano economico si tratta di un grosso affare. Acquistano il sangue a un dato prezzo e lo vendono 5-10 volte più caro e in certi casi 20 volte di più, e questo moltiplicato per migliaia e migliaia di trasfusioni che si fanno al giorno rappresenta una fortuna. È un affare che non resta nell'ambito del paese. La corruzione determina un traffico che oltrepassa le frontiere, ha affermato nel febbraio di quest'anno a Brasilia il responsabile dell'Associazione Panamericana dei Donatori di Sangue, Benevolo. Ne parla con noi Carlotta Osorio, presidente dei Medici Brasiliani. Sono all'incirca 12 anni che è cominciata, e cioè che i poveri hanno cominciato a vendere il loro sangue. Con il sangue dei poveri qualcuno ha fatto delle grosse fortune. Come fanno a farsi una fortuna? Una fortuna perché oggigiorno il sangue è veramente l'elemento che dà il maggior guadagno. Più dell'oro, più del platino, più di qualunque altra cosa. E così si sono resi conto che nei paesi sottosviluppati lo si può trovare molto a buon mercato, rivendendolo poi a un prezzo altissimo. Si sa chi è che partecipa a questo commercio? Certamente, si conoscono, sono persone diventate molto ricche con questo commercio del sangue. E si possono incontrare? Ma non so se lei avrà la possibilità di incontrarle, non posso certo portarcela io. E allora si potrebbe dire che forse c'è una mafia, una vera e propria mafia. Ah sì, certamente, è sempre la mafia che mi detesta, che... Anche lei ha ricevuto minacce? Sì, infatti, ci sono abituata. Ho già ricevuto minacce di morte 3 volte.
Come? Minacce precise? Due volte molto precise. L'obiettivo della nostra inchiesta è vedere come funzionano queste banche, chi sono i proprietari e chi sono quelli che vendono il proprio sangue. Le 900 banche del sangue recensite dalle autorità sanitarie brasiliane hanno quindi dei beni al sole? C'è un controllo su queste banche? Ci hanno detto di sì, ma gli elenchi del 1980 che abbiamo avuto dai servizi sanitari e relativi alle banche della regione di Rio sono sbagliati. Secondo questi elenchi, qui ci dovrebbe essere una banca, ma non c'è mai stata. Evidentemente i controllori non vengono spesso qui. Queste banche esistono in modo del tutto legale e dovrebbe quindi essere facile sapere cosa succede dietro la loro porta. Silenzio, paura, i vicini, i passanti, i commercianti preferiscono non sapere niente. Allora è la settima volta che viene. Ogni quattro. Dipende. Ha famiglia, ha figli? Quanti? Due. Due? Perché lo fa? Bastano questi soldi? Due la finchette, mi sta studiando se sparsa, scuole. No, per adesso sono solo. È solo? Lavora? No, cerco di andare a San Paolo. Perché? Perché sono venuto qui, ma voglio tornare là e devo mettere da parte un po' di soldi per tornare a casa, capisci? Sono già andato là, poi sono tornato, sono riandato là e sono rivenuto. Che lavoro fa? Faccio l'attacchino, attacco manifesti, pubblicità. Questa donna ci dice che se vogliamo delle informazioni sulle banche del sangue, non è qui che possiamo averle. Bisogna andare a Rio dal dottor Till. Il dottor Till non è il proprietario di questa banca. Till è il presidente dell'ufficialissima associazione brasiliana delle banche del sangue. Quest'uomo viene a donare il suo sangue. Lo fa per pagarsi il biglietto del treno per andare a rivedere la famiglia a San Paolo. Gli hanno dato 100 cruzeiros. Gli altri lo faranno per comprarsi delle sigarette, una bottiglia d'alcol o più semplicemente per mangiare. Comunque, tutti arrivano qui senza un soldo in tasca. Vendono spesso, anzi spessissimo, il sangue. Non lo dicono volentieri perché la legge è molto precisa, non più di un prelievo in 3 mesi. 100 cruzeiros, l'equivalente di 2.000 lire, una miseria. Quindi tornerà la settimana prossima. 100 cruzeiros è l'equivalente di una giornata di lavoro qui in Brasile, per quelli che un lavoro ce l'hanno. Questo treno attraversa la zona delle favelas, 700.000 abitanti, dove il famoso squadrone della morte fa regnare il suo ordine. La Baixada, popolata da tutti i diseredati del Brasile, emigrati dal nord-est dove muoiono veramente di fame, e che qui avranno almeno l'indispensabile per sopravvivere, anche senza lavoro, con le banche del sangue, ad esempio. Questo treno che fa da Rio a Duque de Caxias, una città amministrativa e commerciale della Baixada, ha dato un'idea geniale al proprietario delle banche del sangue: installarle lungo la ferrovia, alle stazioni.
vero e proprio treno del sangue, treno per il recupero dell'oro rosso. Amaro, mi fai vedere dov'è che fanno il prelievo del sangue qui a Duc de Cachas? È lì. Come si chiama? Sant'Antonio e San José. E gli altri? Qui, dall'altra parte della stazione. Ci sono due San José? Gli altri sono qui. Dottor Paturi, tu sai di chi è questa banca del sangue? Di Paturi. L'hai mai visto qui? Mai visto. Ho visto solo gli impiegati. E di banche ce ne sono altre nascoste? No, solo questa alla stazione. Solo banco legale mesmo. E dimmi, come pagano? Dipende, il prezzo varia. Ha cominciato con 10, poi 15, 20, 40, 60, 80, 100. A 40, 60, a 80. E quanto tempo è passato per arrivare da 10 a 100 cruzeiros? L'aumento c'è una volta all'anno. Quanto tempo è che tu dai il sangue? Da 10 anni. Dopo aver lasciato Amaro, siamo andati alla banca del sangue di cui è proprietario il dottor Paturi. Buongiorno. È qui che è la clinica di Madureira? Il medico sta qui? Il dottor Paturi non c'è. A Madureira questa banca appartiene ancora al dottor Paturi. Ci sarà pure un medico responsabile, ma non si farà vedere. Decisamente le banche del sangue non vogliono aprire le loro porte. Un'indicazione comune a tutte le banche, il prezzo. 100 cruzeiros il sangue positivo e 180 cruzeiros quello negativo per 350 centimetri cubi. Altro tentativo per sbloccare la situazione. Il dottor Thiele, presidente dell'Associazione delle Banche del Sangue. L'abbiamo già incontrato senza cinepresa. Alla fine ha accettato di essere intervistato e ci ha fissato un appuntamento qui, nella sua stessa banca del sangue, a Rio, all'ospedale Santa Casa. Il dottor Thiele sa che dobbiamo ripartire presto dal Brasile. Non si è fatto trovare. Le abbiamo telefonato e ci spiegherà che preferisce non rilasciare interviste. Poi questa mattina, senza capire bene perché, forse perché la banca di Rio è più presentabile di quella del sobborgo nord, la terza banca Paturi ci apre le porte e ci riceve un medico. Stanno qui in attesa dei risultati degli esami di laboratorio e per la conferma del gruppo. C'est tout le sang récolté ici ou qui vient d'autres cliniques? È raccolto tutto qui il sangue o viene da altre cliniche? Sia qui che da altre cliniche. E a cosa va a servire ce sang? E quem que você vai fazer como sangue depois? Che o quê? Quem que você vai? A cosa servirà? Per delle trasfusioni a malati. Posteriormente trasfundido il doente. Si dice che venga impiegato anche industrialmente. No. Jamais. Nunca. No, mai. Nel locale accanto un cartello con la destinazione industriale. Ed è a questo livello che esce fuori il super profitto, al quale partecipano la maggior parte delle banche del sangue e che si cerca di tenere nascosto. Per capire meglio, bisogna sapere che il sangue che viene prelevato, se si usa per trasfusioni a chi ne ha bisogno, non rende quasi nulla al proprietario della banca del sangue. Invece con questo sangue si può fare un'operazione chiamata frazionamento. Da una parte i globuli rossi, dall'altra il plasma. Il plasma a sua volta può prendere due direzioni.
La semplice trasfusione, dato che il plasma serve come il sangue totale e anche in questo caso il vantaggio è minimo. Ma è nell'altra direzione che si svolge il grosso traffico, e cioè lo sfruttamento industriale con il quale si possono ricavare elementi sempre più preziosi. L'albumina, le gamma globuline per i vaccini, i fattori 8 e 9 per gli emofili. Ecco quello che qui e altrove preferiscono nasconderci. Per colui che ignora quel che diventerà il suo sangue, la sola merce che possa offrire, la tentazione è troppo forte. Davanti a noi due uomini di seguito vengono rifiutati perché alla prova dell'emoglobina il loro tasso di globuli rossi è insufficiente. Degli anemici che se ne vanno forse a cercare altre banche meno pignole. Il terzo che si presenta viene accettato. Riceverà 150 cruzeiros, circa 3.000 lire per 400 centimetri cubi di sangue. Ballerini e le ballerine delle scuole di samba spendono in media 2 mesi di salario per comprarsi il costume di carnevale. Portela e i suoi 3.500 ballerini e Bejaflair e i suoi 2.500 ballerini. Le due più celebri scuole di samba vengono dal quartiere popolare della periferia nord. Per le banche del sangue, i 2 mesi che precedono il carnevale rappresentano il periodo alto. Alcune banche restano aperte giorno e notte. Il personale abituale, di 800 venditori per banca, viene raddoppiato o addirittura triplicato. In tutto ciò non c'è mai nulla di illegale, oppure pochissimo, appena al limite della legalità. Dal 1975, per lottare contro questa pratica, il governo brasiliano emana delle leggi, ma tutti qui riconoscono che in pratica l'applicazione di queste leggi è inesistente. D'altronde il sistema ammette che si possa essere proprietari di una banca del sangue senza essere medici. Qui il sangue viene trattato prima di tutto come una mercanzia. La differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita rende. E se si considera che si fanno tutti i giorni, dappertutto, centinaia, migliaia di trasfusioni, questa differenza, questo profitto, rappresenta una vera e propria fortuna. È l'aspetto principale, senza contare che dopo 20 giorni il sangue può essere utilizzato dai laboratori per fabbricare dei sottoprodotti. L'albumina, la gamma globulina, il sangue concentrato e una serie di altri prodotti. Il paranogeno, per esempio, che costa una fortuna, 2.000 o 3.000 cruzeiri al grammo. Paranogeno, per esempio, che costa una fortuna, 2.000 o 3.000 cruzeiros al grammo. Tutti questi prodotti del sangue sono come il maiale, non si perde nulla, si utilizza tutto. Che tipo di contatti possono dunque avere queste banche con le cliniche universitarie, per esempio? Con gli ospedali universitari, notatamente, l'interesse. Con le cliniche universitarie, soprattutto, l'interesse delle banche del sangue è che quasi sempre le persone che non hanno soldi, gli indigenti, debbono mandare 5 persone della famiglia o di più per procurare il sangue a chi deve essere operato. Se il sangue viene utilizzato, la banca si fa pagare il sangue utilizzato dalla facoltà o dall'ospedale. Se non viene utilizzato, lo si vende ad altre banche del sangue, ad altri pazienti o a altri laboratori. Nelle favelas, le voci che corrono sono ancora più sordide. Si parla di partorienti che debbono dare il sangue almeno una volta prima di poter uscire con il neonato. Questi sono degli emofiliaci, costantemente sotto sorveglianza.
In caso di emorragia, solo un prodotto miracolo può salvarli. Il fattore 8, prodotto derivato dal sangue umano. Sul mercato brasiliano, il fattore 8, che si ottiene a partire da un litro di plasma, raggiunge il prezzo esorbitante di 8.000 cruzeiros. Vi ricordate il prezzo pagato al venditore di Duquesne? 150 cruzeiros ogni mezzo litro di plasma? La differenza è enorme. L'uomo che ci racconta questa storia conosce bene tutti i traffici del sangue. Ex presidente dell'Associazione Brasiliana delle Banche del Sangue, 2 anni fa ha deciso che tutti i soldi della sua banca e dei suoi laboratori venissero consegnati a una fondazione per emofiliaci che egli stesso ha creato. Il dottor Consaghe, con parole misurate, ci illustrerà i vizi del sistema. Il primo consiste nel fatto che il venditore, per interesse, non dirà necessariamente se ha qualche malattia. Sì, è un grosso problema, perché l'epatite B, anche con le tecniche più moderne, come la radioimmunologia, viene individuato soltanto nel 50% dei casi. L'esame aiuta molto, perché noi eliminiamo il 50%. Ma esiste ancora un'epatite per la quale non si fanno esami. L'onestà del donatore è quindi molto importante. Io avevo installato qui a Rio de Janeiro un calcolatore. Ho obbligato tutte le banche del sangue a fornire informazioni su ogni donatore. Siamo arrivati ad avere donatori che davano il sangue anche 4 volte alla settimana, secondo il calcolatore. Persone anemiche che avevano bisogno di trasfusioni e che davano il sangue. Disgraziatamente non ho potuto continuare a esercitare questo controllo perché le autorità sanitarie non hanno collaborato. Ciò che dà i profitti alle banche del sangue non sono né i globuli né il plasma totale. Il grande profitto viene dal fatto che il sangue umano è diventato un buon affare con l'industrializzazione del plasma, che si è trasformato in una medicina. Il frazionamento costituisce il grande fattore economico-industriale. Con questa operazione, la trafila produttore-trasformatore è pressoché chiusa. Artigianalmente, si è sul punto di separare il fattore 8 dal plasma. Una volta che il fattore 8 è isolato, comincia il brutto. Il plasma, con tutti gli altri elementi, la gamma globulina, albumina, il fattore 9, partirà verso l'unica industria di frazionamento del sangue che esiste in Brasile, la società tedesca Behring, che sorge a Teresopoli. Volevamo visitare questa fabbrica. Dopo parecchie telefonate, alcuni rappresentanti della Schering in Brasile ci hanno risposto: non possiamo prendere nessuna decisione prima della riunione del comitato direttivo, che purtroppo si terrà soltanto dopo la vostra partenza dal Brasile. Allora esiste un'esportazione di plasma verso i paesi industrializzati. Ufficialmente, nel 1978 e 1979, non è uscito dal Brasile un solo litro di plasma. Ma c'è da notare una cosa. L'esportazione dei prodotti del sangue umano è vietata, tranne nel caso in cui il fabbisogno interno del paese è coperto. Con i prezzi esorbitanti del fattore 8, in Brasile il fabbisogno interno è presto, molto presto, soddisfatto. La risposta potrebbe venire dalla Schering, ma non l'avremo. L'altra possibilità è l'esportazione illegale. L'ultima traccia dell'esistenza di una rete clandestina risale al 1975. Una nota dell'Interpol che siamo riusciti ad ottenere racconta questa storia. Una banca del sangue di Porto Alegre faceva uscire il plasma in bottiglie di succo di frutta. Destinazione Europa. La nota dell'Interpol chiede spiegazioni alla polizia di Hannover nella Germania federale. La Germania federale, la più grande consumatrice di plasma del mondo. Ma tutto ciò non esiste soltanto nei paesi in via di sviluppo. Anche qui si compra il sangue umano in banche commerciali private nel modo più legale del mondo. Siamo negli Stati Uniti, il centro principale dei profitti e del traffico del sangue umano. Gli Stati Uniti, primi produttori, primi consumatori, primi trasformatori e primi esportatori di sangue del mondo. Sono loro che lanceranno l'industria mondiale dei derivati del sangue. Per i laboratori farmaceutici, la facciata esteriore resta irreprensibile.
Certo, i profitti aumentano, ma i prodotti ottenuti nei laboratori salvano o guariscono un numero sempre maggiore di persone. Pertanto, tra poco profitteranno di una nuova scoperta, la plasmaferesi, che rimandando i globuli rossi al donatore, proprio mentre viene effettuato il prelievo, permette di prendere il plasma molto più spesso. In questo centro di plasmaferesi i più indigenti vengono a vendere il sangue, fino a 60 litri l'anno. Primo consumatore, ma anche primo esportatore, gli Stati Uniti hanno un bisogno sempre crescente di plasma. Per esportare debbono importare. Come nel mercato delle armi, coesistono il traffico legale e quello illegale. Il plasma arriva da banche dell'America Centrale, controllate dal governo americano. Miami, in Florida, diventa il luogo di transito di plasma proveniente dalle regioni più sospette. In laboratori semiclandestini si dà una veste e un nome più attraente al plasma che proviene dai Caraibi o dal Brasile. In Europa abbiamo trovato una delle fila di questo mercato clandestino. In una città svizzera, un uomo si mette al telefono e chiama il venditore di sangue più noto della città. Al venditore, egli si presenta come un intermediario a cui è stato chiesto del sangue e che desidera trarne il massimo profitto. Ascoltiamo quest'uomo che ha preferito mantenere l'anonimato. Gli abbiamo detto che era per i feriti, i curdi feriti, che volevamo soltanto guadagnare parecchio denaro e che il resto non ci interessava. Lui si è detto d'accordo e ci ha inviato un campione. Un campione di plasma? Sì, un campione di plasma che noi abbiamo mandato in laboratorio e il risultato delle analisi ha dimostrato che era un sangue di pessima qualità e che poteva anche provocare la morte di un ferito se gliene veniva fatta una trasfusione. Lei ha parlato di quantità di sangue con questa ditta? No, questo no, ma gli abbiamo detto che eravamo interessati ad acquistarne una grandissima quantità e il prezzo che ci ha fatto era talmente basso che, se ricordo bene, era di $5 per mezzo litro. Montreal. Adesso incontreremo uno di quei mercanti di sangue che esistono a Ginevra, Zurigo e perfino a Parigi. È tra i più importanti, il più importante, ci hanno detto. Thomas Hatch rifiuta l'etichetta di commerciante. Si presenta come un industriale, specialista di prodotti farmaceutici da oltre 20 anni. Tuttavia non fabbrica niente, non trasforma niente. La sua attività si svolge al terzo piano di questo edificio della città del Quebec. Qualche ufficio, 5 o 6 impiegati, costituiscono la Croizen Limited. Gee around, please. Okay, fine, I'll see you in a minute. Questo è quello che voglio mostrarle. Non può mostrarci cosa c'è in questi frigoriferi? Dei derivati del sangue. E in questo frigo cosa c'è? Gamma globulina, qui. Anche qui c'è della gamma globulina. E questa è albumina. Da dove viene questa albumina? È americana. A quale paese è destinata? All'Europa occidentale, al Giappone. La quantità di prodotti che lei ha qui, quanto vale? Varia, circa $1 milione. E rimarrà a lungo qui? Non direi più di 2 o 3 mesi. No, Thomas Hatch non ci dirà la cifra che rappresenta il giro d'affari annuo della sua società. Abbiamo sentito parlare di $20 milioni, 8 miliardi di vecchi franchi, una bella cifra per un'attività che si esercita essenzialmente con un telex. Yeah.
Thomas Hatch vive in una bellissima casa nel quartiere chic di Montreal. La sua importanza ha fatto dire di lui che aveva un ruolo occulto nella borsa del mercato del sangue. Signor Hatch, dicono che lei è uno degli uomini che stabiliscono il prezzo del sangue nel mondo. No, niente affatto. Prima di tutto non si tratta di sangue. Non ho mai venduto un solo litro di sangue. Ma non è una scusa neanche. Io non faccio il prezzo. Il prezzo in una società aperta è dato dal mercato. Il mercato del plasma. È una questione di offerta e di domanda. È una questione di equilibrio. Non esiste nessuno che possa stabilire un prezzo in nessuna industria. A quanto si vende il plasma? Può dirci il prezzo? Certamente. Le plasma se vend aujourd'hui. Certamente. Il plasma si vende oggi a circa entre tra i 47 e i 55 dollari al litro. Le litro. Questo è quello che lei chiede? È il prezzo che pagano i paesi europei e gli americani per il plasma. E gli americani achetano aujourd'hui le plasma. Lei è un uomo molto ricco. Non sono molto ricco, non è una questione di ricchezza. La ricchezza non si misura sul materialismo di un individuo. Forse io sono ricco di idee, di ideali. Io cerco di avere varie dimensioni. Non è una questione materiale quella di essere ricchi. Lei non è né medico né farmacista. No, non sono medico né farmacista. Sono laureato in scienze politiche. Lei viaggia molto per il mestiere che fa? Je voyage 4 o 5 fois par an. Sì, vado 4 o 5 volte all'anno in Europa, 2 volte all'anno in Giappone, vado 2 volte all'anno in Israele. Ci sono grandi fluttuazioni di prezzo sul mercato del sangue? Je préférerais si vous Preferirei che lei le chiamasse fluttuazioni del mercato dei prodotti derivati dal sangue, sia che si tratti del plasma o delle diverse polveri che sono frazionate dal sangue. Sì, ci sono fluttuazioni abbastanza forti che seguono il ciclo economico di questo mercato che è eccessivamente grande. In media si verifica un aumento annuo del 10-25%. Un aumento del 10-25% all'anno. Ci sono ancora giornate buone per coloro che comprano e rivendono il sangue, il plasma e tutti i derivati del sangue. Come per il mercato delle armi, la frontiera tra la legalità e l'illegalità è molto fragile e la tentazione è fortissima. Da 3 anni la polizia a cavallo canadese svolge un'inchiesta sulle attività dei mercanti di sangue di Montreal e soprattutto su quella di Thomas Hatch. In transito alla dogana dell'aeroporto internazionale di Montreal, ecco le celle frigorifere di Thomas Hatch. Qui ci sono circa 6.000 litri di plasma. Origine di questo plasma, gli Stati Uniti. Destinazione sconosciuta. Questo plasma non rientrerà mai ufficialmente in Canada. Il transito sotto dogana permette di non dover sottoporre alle leggi del paese il prodotto d'origine. Così in tutti i paesi del mondo si può fare arrivare e ripartire il sangue secondo l'offerta e la domanda e i regolamenti. Perché secondo lei c'è un mercato clandestino del sangue? Non è vero affatto. Se ce n'è uno, io non ne sono certamente al corrente. Dicono che lei, che è transitato da qui, da Montreal, del sangue proveniente dai Caraibi. Non abbiamo mai comprato plasma nelle isole dei Caraibi.
du plasma. Le plasma. Il plasma che è stato raccolto nelle isole dei Caraibi è stato acquistato da una società appartenente a un governo europeo. Du Caraïbe a été acheté par une société appartenant à un gouvernement européen. C'est-à-dire. E con questo voglio dire che una delle maggiori società dell'Europa occidentale è uno dei maggiori acquirenti del sangue proveniente da un'isola dei Caraibi. De sang venant d'une des îles des Caraïbes. Quale? Quelle société? Écoutez, mi stia a sentire, spetta a lei fare queste indagini. Chi è questa società? Tutto è passato attraverso gli Stati Uniti anche questa volta? Se non mi sbaglio, e questo risale a 4 o 5 anni fa, le esportazioni dalle isole dei Caraibi partivano direttamente dai Caraibi diretti in Europa. Forse transitavano a New York. New York. Strano circuito che, tramite una ditta olandese, faceva rientrare del plasma nei paesi scandinavi. E tutto questo nel modo più legale del mondo. Credo che avvenga tutto fra le isole dei Caraibi e l'Europa. C'erano anche delle società, delle grosse società multinazionali americane che compravano nei Caraibi. Metodi e sistemi classici, ci dice l'uomo che ritroviamo oggi a Ginevra, nella città vecchia, e che per il mestiere che fa sa molte cose. Per lavoro viaggio molto spesso. Due anni fa dovevo andare con certi colleghi in Arabia Saudita, perché eravamo stati contattati dal governo e dalla Mezzaluna Rossa, per studiare il modo per poter migliorare il centro trasfusioni ed il programma sangue, così da rifornire gli ospedali in modo adeguato. Qualche giorno prima della partenza ricevetti una telefonata del tutto inattesa da Londra. Era un individuo che mi chiese cosa andavo a fare con i miei colleghi in Arabia Saudita. Era perfettamente al corrente della nostra missione in tutti i particolari. Mi disse che lavorava in una ditta che si occupava di commercio del sangue e che aveva già avuto dei contatti in Arabia Saudita, che aveva già sondato il mercato e si meravigliava che la Croce Rossa Internazionale andasse anch'essa in Arabia Saudita per avere informazioni. Una volta giunti sul posto, svolgemmo la nostra missione e venimmo a sapere che in effetti il governo era stato contattato da una ditta, in particolare da una multinazionale, che si offriva al governo per inviare del sangue in quantità piuttosto notevoli. Si trattava infatti di 1000 sacchi di sangue al prezzo di $50 l'uno e quindi un fatturato di $50,000 a settimana. Quest'uomo, una specie di gendarme della Croce Rossa Internazionale, manderà a monte una bella operazione. Al prezzo del mercato mondiale, un guadagno di $15 a flacone per la multinazionale. Per certuni, queste grandi manovre del sangue sono simili al commercio normale. Per noi, legali o no, hanno più l'aspetto di un traffico. A Ginevra, il direttore sanitario denuncia corruttori e corrotti. Ce mouvement est bien simple. È un movimento molto semplice. Nei paesi in cui non c'è una regolamentazione, una legislazione relativa all'esportazione del sangue o dei prodotti del sangue, l'esportazione viene fatta verso paesi che hanno bisogno di questi prodotti del sangue. Quando la legislazione esiste, si ripiega su altri paesi e posso farle qualche esempio di questa evoluzione, di questi movimenti del sangue da un paese all'altro. Ad esempio, fino a qualche mese fa, il Nicaragua era uno dei paesi che esportava plasma verso gli Stati Uniti con una licenza, in sostanza con l'autorizzazione degli Stati Uniti. Quando è scoppiata la guerra civile, il centro di plasmaferesi è stato fatto saltare in aria dalla popolazione e le esportazioni sono cessate automaticamente. Si è quindi ripiegato su un altro paese nella stessa regione, cioè sull'Honduras britannico a Belize, dove è stato aperto un laboratorio di plasmaferesi che ha ottenuto la licenza dagli Stati Uniti e che quindi esporta verso gli Stati Uniti. In Nicaragua, 600 venditori di sangue venivano spompati ogni giorno nel centro di plasmaferesi più grande del mondo. È l'ex proprietario di questa banca del Nicaragua che si è trasferito adesso nell'Honduras britannico. In Africa, sotto le pressioni delle organizzazioni internazionali, il governo del Lesotho
ha sospeso le esportazioni di plasma. Ma coloro che ci guadagnavano avrebbero già trovato la scappatoia, l'India. A Berlino Ovest, 900 flaconi di plasma provenienti dalle banche del sangue indiane sono stati sequestrati dalla Polizia Federale non per illegalità, ma soltanto perché questo plasma è di qualità dubbia. Il fabbisogno di sangue è immenso, è vero, ma non per questo ci si devono fare speculazioni sopra. Commercio oblige, dicono le multinazionali. Non è possibile fare altrimenti. Ed è così che le putrelle ferroviarie, le noci di cocco, la soia e il sangue umano finiscono nello stesso sacco. Decisamente non ci sono scuse per coloro che trovano nel mercato del sangue il mezzo per realizzare guadagni.